chiamate i sindacati? Quali sono i principali problemi della scuola? Ma i principali problemi della scuola sono tantissimi, innumerevoli, a partire da una finanziaria che non affronta in nessun modo i principali problemi della scuola, non dando i necessari finanziamenti. Si era parlato di dimezzamento delle classi pollaio. Io come docente ho ancora classi con oltre 30 alunni. Dove insegna lei? Io insegno al Diaz, una scuola qui a Roma. Quale grado? Superiori. Abbiamo ancora, ovviamente non parlo della mia scuola, ma parlo di tutta la situazione su tutto il territorio nazionale. Questa è una manifestazione di carattere nazionale. Abbiamo ancora edifici inadeguati dove palestre a volte vengono adibite ad aule, dove non ci sono gli spazi necessari. Perché tanti ministri, nessuno riesce a risolvere il problema della scuola, se ne parla tanto in questi anni. Ma evidentemente dal mio punto di vista non c'è una volontà politica di risolvere alcuni problemi. Però tutti i ministri, tutti i politici, tutti i presidenti del Consiglio dei Ministri dicono sempre priorità alla scuola. Beh, si dice, però poi non si fa evidentemente. Se ci troviamo al terzo anno della pandemia ad avere ancora autobus affollati, ci troviamo ad avere aule sovraffollate, ci troviamo ancora a cattedre scoperte dove ancora mancano docenti, siamo ormai a Natale e ancora mancano docenti sulle cattedre, evidentemente un problema, una volontà politica c'è. Se non si finanziano, se non si finanzia la scuola, evidentemente è un punto politico questo qui. Ma neanche con i soldi del piano di nazionale di recupero e resilienza. Come dice, non si... Neanche con il PNRR si risolve la questione. Ma evidentemente i fondi sono insufficienti. I fondi stanziati, anche se in cifre assolute sembrerebbero cifre enormi, ma quando poi parliamo di un comparto di 1 milione di lavoratori e 8-10 milioni di studenti, evidentemente quelle cifre diventano minime. Quando si parla di un contratto di 87 euro e 10-12 euro lordi, ovviamente dati alla dedizione, un concetto assurdo, pazzesco, quando i docenti, tutta la scuola, non solo i docenti, il personale ATA, non dimentichiamolo, i collaboratori che mantengono aperte le scuole. Ok, la scuola? Il concetto di dedizione è un concetto assurdo e scontato per la scuola. La scuola ha dimostrato oltremodo in questi anni di pandemia di avere a cuore, perché è un lavoro vocazionale il nostro. Ci siamo inventati dal nulla la DAD per non lasciare appunto i ragazzi da soli nelle scuole. Quindi adesso è umiliante sentir parlare che questi 4 spiccioli di 10 euro, 12 euro siano dati a dedizione. Dal mio punto di vista è una mancanza di fondi che si vuole coprire con una verniciata ideologica che non ci trova affatto d'accordo, che la chiamano dedizione. Thank you.